Salve, siamo i fondatori di Brainable, una startup che si occupa di disabili cognitivi. Stiamo creando uno strumento riabilitativo software che permetta agli specialisti privati di avere il controllo sulle attività che i pazienti svolgono a casa, terapeutiche, e al paziente di fare terapia in modo divertente e coinvolgente attraverso dei giochi immersivi e multisensoriali. Il nostro prodotto è adatto ad ogni fascia di età e ad ogni tipo di disabilità cognitiva e ci basiamo soprattutto sulla computer game therapy, una metodologia terapeutica innovativa che è riconosciuta a livello mondiale, il cui creatore è un nostro collaboratore e advisor. Allora, abbiamo intenzione di partire con i disturbi dell'apprendimento, come ad esempio dislessia, disgrafia. Perché? Perché in Italia ne sono affetti il 5% della popolazione scolastica e in più all'estero sono molto più diffusi, quindi partiremo da quelli per poi allargarci a tutte le altre disabilità, passando quindi anche ad esempio per i disturbi, i ritardi mentali oppure i deficit post-trauma o ancora anche l'autismo e tutta la sfera intellettiva, tutto ciò che riguarda la sfera intellettiva. Poi nel futuro uno dei progetti che abbiamo è integrare una parte hardware che ci permetta di rendere usufruibile il prodotto anche ai disabili motori, quindi per aiutarli a migliorare magari le capacità mentali, però senza superando insomma i loro problemi fisici. Stiamo lavorando alla demo, che si può vedere sul nostro sito www.brainablegames.com e contiamo di rilasciare la versione finale entro giugno 2014 e di iniziare invece con la vendita a gennaio con la versione beta da 5 esercizi gioco. Saremo un gioco in continua evoluzione grazie anche a delle collaborazioni di partnership che stiamo facendo con federazioni e associazioni di specialisti che ci permetteranno di evolvere continuamente il nostro prodotto, quindi non rimarrà mai statico ma sarà sempre adatto a tutte le esigenze. Il progetto è nato da una mia tesi di laurea della triennale, ho fatto un videogame riabilitativo per disgrafici, sarebbero le disabilità della scrittura. E mi sono appassionata all'argomento quando ho iniziato Innovation Lab, ho incontrato i miei due colleghi Alessandro e Stefano che mi hanno appoggiato nell'idea, nel progetto. Abbiamo deciso di evolvere quest'idea base che avevo e l'abbiamo resa ciò che è adesso e speriamo di renderla sempre migliore.